16:49, orario simbolo della valanga che il 18 gennaio 2017 inghiottì l'hotel Resort Rigopiano, portandosi con sé 29 vite. È stato rintonato qui all'esterno di quello che resta del resort la canzone Signore delle Cime, diretto dal maestro D'Orazio del coro Pacini di Atri. Un momento toccante, forse il più significativo di questa giornata che segna i 5 anni dalla tragedia. Oggi a questa commemorazione dei 5 anni il soccorso alpino non poteva mancare, perché sono stati i primi ad arrivare sul luogo e avevano già capito a quale disastro l'Abruzzo andava incontro. Sicuramente sì, noi abbiamo capito da subito quale poteva essere il problema, infatti purtroppo i fatti ci hanno confermato la nostra ipotesi. E siamo qui dopo 5 anni ancora a parlare di queste cose, che è stata una tragedia grossa, immane. Quante cose sono cambiate in questi 5 anni? Stiamo lavorando tantissimo sul discorso della prevenzione. Prevenzione e informazione, perché in montagna bisogna andarci, però bisogna andarci nel modo giusto. Durante questo pomeriggio però non si è potuto fare a meno di non citare quella che è la giustizia che stanno cercando ancora i familiari delle vittime, familiari come Paola Ferretti, che qui ha perso il figlio che lavorava come receptionist nell'hotel. Io l'unica cosa, l'appello che faccio è che questi 90 giorni servano per completare veramente questo lavoro, perché per noi il tempo sta diventando prezioso. Ci rendiamo tutti perfettamente conto che il rischio prescrizione incombe su questo processo. Di tempo ne è passato troppo, perché 5 anni sono tanti. Adesso auspichiamo che ci sia veramente un'accelerazione. Il monumento del ricordo, il giardino della memoria, come lo chiamano i familiari, è quello che manca qui a Rigopiano per un momento più intimo tra di loro. Lo chiedono da troppi anni, mancano delle firme, ci ha detto il papà di Marinella Colangeli, ma è cosa che afferma anche il presidente Marsiglio, arrivato qui a Rigopiano per unirsi al dolore dei familiari. La valanga è passata quasi 40-50 metri sotto, là, a quel livello. Là non diamo fastidio a nessuno proprio. È un punto dove, guarda, dove stava l'albergo, dove è scesa la valanga. E per di più, quando la gente arriva, lo vede, si vede. E almeno abbiamo un punto dove fare una preghiera, dove mettere un mazzo di fiori. Il giardino memoriale non c'è nessun ostacolo particolare, attendiamo soltanto che i promotori producano la relazione nivologica richiesta e sollecitata anche all'amministrazione comunale di Farindola. Il nostro comitato Core Neve si riunisce ogni settimana, quindi non appena questa documentazione viene perfezionata, nel giro di pochi giorni daremo il parere.